Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con il Newcastle. Stavo per dire con l'Inter, l'abitudine. E vi ricordo ragazzi che giovedì scorso è uscito un nuovo episodio della carriera allenatore con il Newcastle. E addirittura martedì è uscito il secondo episodio della carriera giocatore. Ve li lascerò a schermo, mi raccomando se ve li siete persi recuperateli, perché ci tengo moltissimo che comunque li guardiate. Perché molti nello scorso episodio mi hanno chiesto: ma Menzo, fai una carriera giocatore eccetera eccetera, ma io l'avevo già iniziata, quindi mi pareva un po' strano. Quindi mi raccomando ragazzi, andate nel canale e controllate tutti i video presenti. Vi ricordo che la programmazione sarà la domenica mattina, la domenica mattina, il martedì alle 6:30 e il giovedì alle 6:30, alle 18:30 ovviamente la sera. Vi ricordo ragazzi anche di seguirmi sui social network, Instagram, pagina di Facebook, e ho creato anche il canale Telegram. Vi lascerò qui come trovarmi, @menzo con la Z. Molto semplice, seguitemi su Telegram perché metterò comunque anche lì delle novità. Vi lascerò una clip dove un paio di telecronisti e giornalisti chiamano Pratt. Sono telecronisti belga e quindi sono convinto che Praet si dica Pratt. Vi lascio il video qui adesso. Dennis Pratt, scuola school 2014. In più ragazzi, una scena clamorosa. Nello scorso episodio l'ho notato mentre montavo il video, ma si è vista questa scena qui dove Gamero batte il calcio di rigore, purtroppo lo sbaglia, ma dietro passa un cagnolino così a caso. Non me ne ero accorto mentre stavo registrando, me ne sono reso conto dopo in montaggio, ma sono morto da ridere sinceramente, mi ha fatto sbellicare. Comunque ragazzi, veniamo da un episodio non molto positivo in realtà. Purtroppo si è infortunato Wijnaldum e nello scorso episodio si è sentita tantissimo la mancanza di Wijnaldum in mezzo al campo ragazzi. Si è sentita veramente veramente tantissimo la sua mancanza, perché è un leader secondo me. Possiamo proseguire ragazzi, questa è la classifica in basso a destra: Manchester United a 26, Chelsea a 24, West Ham a 23, Newcastle e Tottenham a 22. Oggi andremo a vedere la partita con il Leicester, il Crystal Palace, il Liverpool clamorosamente ultimo in classifica e i quarti di finale di Capital One Cup contro il Charlton Athletic. Direi di partire subito, andando a giocarci questa partita contro il Leicester. Probabilmente cambierò la formazione in casa al St. James Park, quindi mi raccomando ragazzi, cerchiamo di fare una bella prestazione, sempre sul pezzo e forza Newcastle. Perez, attenzione, la mette filtrante per Gameiro, il tiro di Gameiro sul primo palo, la palla va fuori, subito pericolosi dopo 4 minuti. Gameiro! Schwarzer la para, tiro centrale questo di Gameiro. Sai, veda la bandierina. Colpisce di testa Correa! Anche Correa! Il Newcastle passa in vantaggio dopo 11 minuti con un colpo di testa deviato che mette fuori causa Schwarzer. Vediamo il replay, calcio d'angolo battuto da Saive perfettamente, perché la palla è finita proprio in testa a Correa. Stacco e qui se non sbaglio proprio Morgan. Dovrebbe essere Morgan. Sì, Morgan la tocca, mette fuori causa Schwarzer. Aspetta, non so se è Morgan, forse Schlup. Non lo so, forse danno il gol a Correa o l'autogol. Sì, danno il gol ad anche Correa. 1-0 quindi per il Newcastle. Passiamo avanti. Oggi c'è la sfida tra Vardy e Gameiro, ovvero quelli che ho cercato nel mercato estivo per farli diventare la nostra prima punta. Prende il bellaggio per Gameiro! Il tiro di Gameiro! Che gol ha fatto? Kevin Gameiro! 2-0 Newcastle. Ma qui Vendel ha dato un pallone incredibile, spettacolare, pazzesco. Guardate che roba. E poi Gameiro non ci pensa su due volte, tiro al volo di destro e gran gol. Kevin Gameiro, 2-0 Newcastle. Incredibile veramente. Questo è un gol fuori di testa. Può correre Correa sulla fascia. Detto così è molto strano. Schlup lo ferma bene. Riceve palla Jamie Vardy largo sulla fascia, la mette in mezzo adesso! A Martei colpisce di testa, ma Krull con un ottimo riflesso la manda in calcio d'angolo. Rischioso qui, lasciato troppo da solo dalla Shell a Martei. Drinkwater batterà la punizione, la mette in mezzo. Attenzione, il colpo di testa di Ulloa su Miazga se non sbaglio. Bellissimo colpo di testa, Krull sembrava non poterci arrivare.
Attenzione, Rakitski in mezzo per un low. Krul cosa ha parato ancora? Evita addirittura il calcio d'angolo. Attenzione, Rakitski davanti a Krul. È proprio un difensore centrale questo Rakitski. Qua si è mangiato un gol fatto. Se vede la bandierina. Per anche Correa che la stoppa bene. Il Varzer, poi la palla resta lì. A Jan Matt. Vediamo come riusciamo a fuori gioco. Porco Giuda. Kanté la mette in mezzo per Dier, che era in posizione regolare. Para Krul. C'è in mezzo anche Schwarzer. Attenzione perché possiamo ripartire se lo battono male. È così. Wendel può far andare Arons. Saive. Attenzione perché non c'è Schwarzer in porta. Saive. Saive. Il tiro di Saive. 3-0. Saive. Gol meritato il suo. Fortuna che ho messo contropiede, perché non so se riuscivamo a ripartire per bene, se no. Ma qui Schwarzer ovviamente non era in porta. Ho aspettato un attimo perché Saive non è che sia tecnicamente infallibile. Qui il tiro di sinistro a porta vuota e finisce 3-0. Finisce qui il match. 3-0 per noi, un 3-0 abbastanza semplice, diciamo così. Tutto nel primo tempo. L'abbiamo praticamente chiusa in tranquillità nel primo tempo e contenuta, mantenuta nel secondo. Saive che sta prendendo il posto da titolare in maniera molto ma molto importante. Allora, sia Darabioio che Castagne mi chiedono di giocare, io li accontento. Siamo contro il Crystal Palace, che era una delle squadre che volevo scegliere, che in questo momento si trova insieme all'Leicester e al Liverpool in zona retrocessione. Liverpool ultimo a 8 punti, Crystal Palace a 10 e Leicester a 11. Cerchiamo di non prenderli sotto gamba, sinceramente, però siamo in casa loro, anche perché il Crystal Palace ha una squadra molto interessante, devo dire. È in forma sia Correa che Perez, hanno giocato molto bene nella partita precedente. Io sinceramente gli darei un'occasione. Eccoci qua, pronti per questa altra sfida di Premier League. Crystal Palace Newcastle al Selhurst Park. Fortuna che abbiamo il St. James Park come stadio di casa nostra, perché è molto più semplice da dire. Sempre sul pezzo, forza Newcastle. Castagne, bella palla per Shelby. Shelby davanti al portiere, la fa girare Jonjo Shelby. Subito Newcastle avanti. Mamma mia ragazzi, stiamo facendo delle ripartenze incredibili. Poi con Shelby che è centrocampista centrale, un po' lentino, però possiamo passare in vantaggio. Guardate qui, Castagne di potenza la gioca a Shelby, che sfrutta un buco clamoroso lasciato dalla difesa del Crystal Palace, e passiamo in vantaggio. Molto bene. Attenzione a Cabai. Cabai, il tiro. Krul. Vediamo se rientra Perez. Sì, gioca una gran palla per Gameiro. Mamma mia, Dan. Che chiusura, bellissima. Cioè, avevo già premuto il quadrato per dare un bel sassone. Perez. Per Pratt. Il tiro di Pratt a giro. Fuori di pochissimo. Fuori di veramente pochissimo. Attenzione al Crystal Palace con Gale. Se ne va benissimo Gale, il tiro. E c'è il pareggio del Crystal Palace al 43esimo con MacArthur. Qui grande lavoro di Gale. Si è andato benissimo sia da Darabioio che a Miasga. Fantastico. Gran palla. E qui Krul forse poteva far meglio, però ci sta, dai. Uno pari. Finisce qui il primo tempo. Uno pari. Shelby. Bella palla per Gameiro. 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 Il tiro di Gameiro. Tirala! Kevin Gameiro. 1-2 Newcastle. Al 48esimo. Appena iniziato il secondo tempo. Subito un'azione a fondo del Newcastle. Qui Kevin Gameiro aveva perso un attimo l'attimo, ma poi lo ritrova subito. Incredibile. Qua Jonjo Shelby. Gran palla. Se la mette sul destro. Qui perde il tempo. Poi riesce a lanciare una miccia imparabile per Mac qualcosa, il portiere. Non me lo ricordo come si chiama il portiere di Crystal Palace. Shelby. Mamma che palla per Perez. Perez! McCarthy qui fa una bella parata. Cabai che apertura per Ledley. La mette in mezzo. Attenzione a Cabai. Shelby. Cosa faccio Shelby? Che chiusura. Attenzione perché siamo ancora qua. Il Crystal Palace ci sta credendo. MacArthur! Fuori di poco. Poi Correa per Nuri. Forza Meyer, vai. Vai Meyer. Bella palla per Nuri. Nuri, ancora per Meyer. Ci arriva la palla per caso. Il tiro di Meyer.
McCartney, poi Correa. Niente, ragazzi, io spingo sempre questo cazzo di L1, non so perché. Shelby, fa partire Nuri. Adesso è Abdellak Nuri. È il 90esimo. Abdellak Nuri. Davanti al portiere. Nuri. Nuri. Il tiro di Nuri. McCarthy. Grande chiusura di Castagne. Con tranquillità. Per... Oh! 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 Infarto. Mi è venuto un infarto, ragazzi. Non ci posso credere. Incredibile quello che stava succedendo. Migliore in campo... Castagne, giustificato, veramente Castagne ha fatto una grandissima partita, seguito da Gameiro, e fortunatamente Krul questa volta non è stato migliore in campo, perché sennò avere Krul sempre migliore in campo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Eccolo qua, ragazzi, allora grazie per l'occasione di Adara Bioio e mi sento davvero in forma, quindi la ringrazio, ma arriva anche Mitrovic. Vorrei essere chiamato più spesso in casa per dare una mano alla squadra, ho bisogno di giocare con più, ho bisogno di giocare di più rispetto alle ultime partite. Ora, ragazzi, si avvicinano un paio di partite dove volevo fare un cambiamento, volevo provare a fare un attimo, giocare anche chi gioca di meno. Ora però, facciamo gli allenamenti. Ottimo, finalmente sale ad Arabioio nonostante prenda una F. E per poco non sale anche Shelby, sinceramente poteva anche salire, mannaggia al gioco questo proprio. Si avvicina una partita contro il Liverpool. Noi ci troviamo in un buon momento di forma. Mi dispiacerebbe cambiare troppo, sinceramente. Però il Liverpool è ultimo in classifica con 8 punti. E... probabilmente i giocatori saranno gli stessi, ma vorrà dire che il modo in cui giocano non è giusto. Un ragazzo mi ha commentato dicendomi: prova il 4-4-1-1 contro il Liverpool, ovvero il modulo che utilizzava il Newcastle prima che arrivassi io. Ok, io utilizzerei questa formazione contro il Liverpool. Ci andiamo a giocare questa partita al St. James Park, ragazzi. Mi raccomando, non dobbiamo fallire in casa nostra. Dobbiamo cercare di mantenere il nostro stadio imbattuto, sempre sul pezzo, e forza Newcastle. St. James Park, Newcastle-Liverpool. Una squadra in grandissima forma contro una che inspiegabilmente è ultima in classifica. Il Liverpool, oggi per Newcastle non è un vero e proprio turnover, ma un cambio di modulo. Un cambio di modulo che potrebbe essere anche un attimo... potrebbe dare difficoltà ai giocatori. Vediamo come gestiremo il primo tempo e poi ci andremo dietro con calma. Abbiamo visto la classifica, quindi questa è la nostra formazione, 4-5-1 o 4-4-1-1, come vogliamo. Fiducia a Mitrovic. Mi avete detto di dare molta fiducia a Mitrovic e a Dumbia. Io faccio il possibile, ragazzi. Capite che in questo campionato, se perdi una partita, vai dietro. Quindi Bogdan, Klein, Colker, Lovren, Gomez, Chan, Anderson, Kent, Ibe, Lallana e Sturridge. Coutinho e Roberto Firmino in panchina. Inspiegabile, sinceramente, veramente inspiegabile. Però Coutinho potrebbe essere un buon acquisto, sinceramente. Magari non è visto dal nuovo allenatore, non è visto da Klopp, e magari potremmo rubarglielo. Correa, si fa vedere Mitrovic. Palla filtrante per lui. Si muove male però. Klein. Mitrovic, vediamo se si va a recuperare il pallone. Ce la fa. Pratt. Shelby, il tiro di Shelby. Lovren chiude bene. Correa. C'è in buona posizione Pratt. Rientra sul destro Pratt. Ancora Pratt. C'è Mitrovic. Mitrovic! Bogdan, che parata. Attenzione perché la palla resta lì. Ancora Bogdan. Attenzione ad Ibe. C'è in mezzo Sturridge da solo. Krul, per fortuna, aveva lasciato Sturridge veramente troppo solo. Jason Martins la mette adesso ancora. Bogdan esce bene. Poi Jan Matt. C'è in mezzo Saive. Il tiro di Saive! Che gol di Saive! 1-0 Newcastle. Liverpool immobile. Bogdan qui esce. Poi Jan Matt vede Saive. Ce la mette sul destro. Troppo solo. Gli hanno lasciato la possibilità proprio di girarsi e di calciare col destro. Attenzione ad Anderson. Klein si gira. Emre Can. Fallo di Lascelles qui. Fallo stupido di Lascelles. Calcio di rigore. Sturridge contro Krul. Va Daniel Sturridge. Stop di ripara Krul. Perché non l'ha parata? Cioè, se io vado da quella parte, me la pari comunque. Insomma. Cioè, se indovino l'angolo, almeno che ti passa vicino, me la pari. Perché non è che posso fare molto altro io sui rigori.
Comunque, pareggio del Liverpool. E a Matt per Shelby. Shelby la mette in mezzo. Ma dov'è Mitrovic? È fuori! Che tira al volo. Tira alta. Mamma mia, ragazzi. Mitrovic è insopportabile. Veramente insopportabile. Dai, vattela a riprendere. Mi spiace, ragazzi, ma fuori Mitrovic, dentro Gamero. Quando è troppo, è troppo. Non ha fatto praticamente niente. Gamero. Prova col destro, Gamero. Prende Lovren in pieno. 8 minuti alla fine della partita. Sarebbe veramente un peccato. Io voglio andarla a vincere. Se vede la bandierina. Colpisce di testa Aarons. Salva Lovren. E finisce qui, ragazzi. 1-1. Pareggio che secondo me non ci stava, sinceramente. Che Mitrovic non fa per me, sinceramente. Ho bisogno di più rapidità in mezzo. Ho bisogno di più rapidità. E Mitrovic non mi aiuta. Non mi aiuta. Però attenzione, perché Wijnaldum ristabilito. Wijnaldum veramente ristabilito. E questa è una buonissima notizia. Andiamo a vedere un attimo se è già pronto per giocare. Non ancora. Non ancora, ma arriverà presto il suo momento. Purtroppo non in questo episodio. Wijnaldum però può fare gli allenamenti. E questo è buono. E questo è buono. Lo facciamo allenare tranquillamente, con calma. Perfetto. Sale anche il Correa al 79. Sta diventando molto forte questo anche il Correa. Per poco non sale anche Perez. Purtroppo ha preso una brutta F. Ah, Wijnaldum mi dice: mi sento piuttosto bene. Lo staff medico mi ha dato l'ok per giocare la prossima partita, anche se permane una leggera probabilità di ricaduta. Comunque, ragazzi, Miasga è clamoroso. Sale con una velocità incredibile, incredibile. Ok, andiamo a giocarci questa partita contro il Charlton. Athletic, piove, ottimo. Andiamo a fare la formazione. Metterò Perez prima punta al posto di Gamero. Poi voglio far giocare Nuri, perché ogni volta che l'ho chiamato in causa comunque era sempre pronto. Ok, se andiamo a giocare questa partita al St. James Park con questa formazione. Perez sostenuto da Pratt, Nuri e Correa. St. James Park sotto la pioggia per questi quarti di finale di Capital One Cup. Newcastle, Charlton. Abbiamo una grandissima possibilità ed è quella di entrare subito nelle semifinali di Capital One Cup. Un trofeo che secondo me è alla nostra portata. Sempre sul pezzo e forza Newcastle. Attenzione, perché Perez dà una gran palla a Pratt che tira di sinistro in bocca al portiere. Cioè, ha caricato tre quarti di stanghetta. La palla ha fatto fatica ad arrivare in faccia al portiere. Correa. Nuri per Perez. Grande chiusura, ma bellissima qui l'azione del Newcastle. Correa. Attenzione Correa, che recupera un gran pallone. Tiro di Correa. Qui Anderson fa una bellissima parata, veramente. Attenzione, Vettochele, il tiro palo. Clamoroso. Clamorosa occasione per l'Athletic. Pratt. Sì, che si è fatto vedere Correa. Correa, c'è in mezzo Pratt che tira di destro. Anderson. Dobbiamo sfruttare meglio queste occasioni. Dovevo piazzarla. Finisce qui il primo tempo. 0-0. Una squadra tosta, eh. Stiamo attaccando molto noi, però non riusciamo a segnare. Cioè, ragazzi, sono in vera difficoltà. Il Charlton si è visto una volta e io non riesco a creare niente. Non riesco a creare niente. I miei giocatori non rispondono bene a quello che gli chiedo. Qui Vettochele si mangia un gol incredibile. Buco pazzesco, però lasciato dalla difesa. 2 minuti di recupero, ragazzi. Non riesco a fare altro. Finisce qua. 0-0. Io non so sinceramente se ci sono i supplementari anche. Ah sì, ci sono i supplementari. Ci sono i supplementari. Io mi gioco l'ultimo cambio. Metto Jason Martins. Fanny la mette in mezzo. E il Charlton passa in vantaggio. Io questo non lo accetto, sinceramente. Non lo accetto. Non lo accetto, porca puttana. Jason Martins. Palla per Miasga. Finisce qui il primo tempo supplementare. Siamo sotto. Incredibile, siamo sotto. Attenzione ad Aarons. Aarons. Entra in aria Aarons! Al 117esimo. Il Newcastle pareggia. Vaffanculo. Vaffanculo. E vaffanculo. Eh sì, perché quando ci vuole, ragazzi. Adesso che il Charlton facciano i fenomeni in casa nostra non esiste.
qui gli hanno lasciato un buco incredibile ad Aarons, che si è avvicinato il più possibile perché doveva spaccare la dannata porta. E adesso ce la giocheremo ai rigori probabilmente. Finisce qui, ragazzi. Ce la giochiamo ai calci di rigore. Andiamo. Perché mi fate sempre partire a me? Va, Gameiro lo sbaglia. Vai, ragazzi. Lo sanno. Ceballos contro Krull. Va, Krull stavolta lo para anche lui. Jason Martins. Centrale. Lo fa. Jackson contro Krull. Il nostro pararigore. Krull. Lo fa Jackson. Ma Rolando Aarons lo para ancora Anderson, ragazzi. Vabbè, cioè. Mackinock contro Krull. Lo tira altissimo Mackinock. Imbarazzante. Va Correa. Centrale. Gol. Teixeira contro Krull. Mamma mia che emozioni. Teixeira contro Krull. Vai Krull! Maximilian Meyer. Ancora centrale. Lo facciamo. Fanny lo fa, incredibile, che rigore. Li sta tirando tutti da quella parte. Tioté. Tioté! Stavolta il portiere era rimasto fermo. L'ho spiazzato. Rigore decisivo. Diarra contro Krull. Va Diarra. Il pallonetto. Incredibile, incredibile. Sono dei fenomeni sti calciatori. Va Wendel. Lo fa. Lo fa. Lo fa Wendel. Lo fa Wendel. Krull ancora contro Sanogo. Lo tireranno prima o poi da quella parte. Lo sbaglia Sanogo. Lo sbaglia Sanogo. Palo di Sanogo. E il Newcastle va in semifinale di Capitolo One Cup. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Ci siamo giocata bene. Partita incredibile, veramente. Partita incredibile. Partita veramente incredibile. L'Athletic Charlton erano diventati veramente dei fenomeni. Non riuscivo a fare un cazzo. Fortuna che Aarons l'ha pareggiata e siamo ancora imbattuti qua nel nostro stadio, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, che episodio incredibile. Volevo andare a vedere un attimo la classifica. Ok, dopo il pareggio contro il Liverpool. Dopo il pareggio contro il Liverpool, noi abbiamo una partita in meno e siamo a 6 punti dal Chelsea. 6 punti dal Chelsea, quindi vincendo arriveremo comunque a 3 punti. Andiamo a vedere cosa ci aspetta nel prossimo episodio. Abbiamo Aston Villa, Everton, West Bromwich Albion e Tottenham. E poi ci avviciniamo al calciomercato, ragazzi. Ci avviciniamo al calciomercato. Vediamo se hanno già estratto anche le semifinali di Capital One Cup. Perfetto, sì, siamo contro il Chelsea. Se dovevamo pigliare il Norwich, no, abbiamo preso il Chelsea. Semifinale di Capital One Cup contro il Chelsea, ragazzi. Bene, perfetto, va bene, ragazzi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con il campionato. Il prossimo episodio è tutto basato sul campionato. Oggi è stato veramente, veramente un grandissimo episodio. Sono molto soddisfatto. Peccato per quel pareggiotto con il Liverpool, ma si sta, ragazzi. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ragazzi, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.